Ben detto, micina. Ma risparmia il fiato, tesoruccio. Ti servirà più tardi per gridare sì. Dove siamo? Non ti ricordi questo posto, Tripwood? Non è passato molto tempo da quando ti ho intrappolato e torturato qui. Aspetta, ora ricordo. Ho già visto questo posto in qualche orribile incubo. Non era un incubo, Guybrush. Cerca dentro di te, tu lo sai, che era reale. Oh no, non può essere. Ma è così, questa è la fiera dei dannati. Aio, la fiera dei dannati. Tu, malvagio, perché ci hai portati qui? Per due ragioni, mio patetico amico. Ho intenzione di torturarti e ucciderti e di regalare un tesoro ad Hélène. Stai perdendo il tuo tempo, LeChuck. L'amore di Hélène non è in vendita. Oh, ma questo è un tesoro molto speciale. È il favoloso Big Whop. Big Whop? Aio, il tesoro pirata che tu stavi cercando quando le nostre strade si sono incrociate. Cosa c'è di così speciale nel tesoro di Big Whop? Non è come un qualsiasi tesoro pirata. Capisco. Tu non conosci il terrificante potere di Big Whop. Temo di no. Trema, Tripwood. Quando ti dico che Big Whop è un portale demoniaco per un mondo demoniaco. Ok. I tesori di Big Whop non sono altro che i cancelli dell'inferno stesso. Orb. Ma come potrà Big Whop far innamorare Hélène di te? Hélène passerà sotto gli antichi cancelli di Big Whop. Come anch'io un tempo feci, giù, negli oscuri recessi dei gironi infernali. Perché vedi, Big Whop offre a coloro che vi entrano il più grande di tutti i doni, l'immortalità. Ma a che prezzo? Prezzo? Certo, la gente potrebbe trovarmi un tantino inavvicinabile ora. E ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'odore. Ma ne vale la pena, ora che ho il potere di farmi amare da Hélène. Ma se uccidi Hélène, non ti odierà ancora di più? Aio, all'inizio. Ma presto comprenderà quale grande dono è la vita eterna. E inoltre, le chance con le ragazze sono veramente poche per un morto vivente. Lei deve solo darmi un'altra chance. Tutto questo parco divertimenti, perché? La fiera di Big Whop è stata la mia idea più brillante. Quando ebbi il potere di Big Whop al mio comando, allora avrei potuto fare mia Hélène. Capisco, ma perché un parco divertimenti? Ci sto arrivando. Sapevo che Hélène doveva essere corteggiata e per questo mi serviva un esercito. Un'orribile armata di non morti. Ok, ma perché un parco divertimenti? Vuoi lasciarmi finire? Non sto parlando solo per ascoltare la mia voce, sai? Hai ragione, sono stato maleducato. Prosegui. Tutti sanno che la vita di un marinaio è dura e solitaria. Un marinaio passa mesi in attesa di una breve licenza e appena sbarca ti accorge subito di cosa ha bisogno, non è vero? Un parco divertimenti per famiglie. Ah, quello! Come no? Vengono per farsi un giro sulle montagne russe, le grandi montagne della scimmia. Raggiungono la vetta più alta e con le mani in alto strillando come scimmie. Scivolano giù per la discesa in un grande torrente di lava. Non sembra per niente piacevole. Aio, non lo è.
In effetti è terribilmente spiacevole. Ma quando arrivano dall'altra parte, sono guerrieri temprati pronti per il mio esercito di scheletri dannati. Come hai fatto a trovare Big Wop? È una lunga storia. Sicuro che la vuoi sentire. Le torture inizieranno quando avremo finito di parlare? Aiù. Comincia. Quando ero vivo, Helen mi disprezzava. No. No, no, è vero, ora lo capisco. Non le piacevo affatto, ma ero determinato a mostrarmi degno di lei, sai. Così salpai alla ricerca del leggendario segreto di Monkey Island. Qual è il segreto di Monkey Island? Il segreto di Monkey Island? Potrei dirtelo, ma preferisco lasciarti indovinare. Che un seguito non è mai bello come l'originale? Bugie, sporche bugie. Oh, è molto più di questo. È un antico segreto, custodito gelosamente dai nativi e dai pirati che hanno... Non lo sai qual è il segreto di Monkey Island, vero? No, veramente no. Molto bene. Andiamo avanti con la storia. Pochi giorni dopo la partenza, la mia nave fu preda di un terribile tifone e ridotta in brandelli. Sarei affogato se alcuni squali amichevoli non mi avessero trasportato sulle coste di Blood Island. Ero abbandonato laggiù, senza alcuna speranza di rivedere Helen. Pensavo che la mia sorte fosse segnata, ma un giorno una nave arrivò. Era la nave del capitano Marley, il nonno di Helen. Mi misi a chiacchierare con Ram Roger Senior, il nostro uomo, e al prezzo di qualche drink scoprì che avevano la mappa del leggendario tesoro di Big Wop. Ma non avevo né nave né denaro. Aspetta un attimo. Scusami, stavi dicendo qualcosa? Anche se non avevo né nave né denaro, progettai di raggiungere il tesoro prima di Marley e prenderlo tutto per me. Non avevo il denaro per una nave nuova, ma avevo ancora il mio asso nella manica. La tua immunità al sapone? Ma avevo ancora il mio asso nella manica. Il fascino indefinibile di LeChuck. Nessuna delle ricche rampolle di Blood Island poteva resistermi. Una settimana con me ed Helen mi avrebbe seguito fino alla tomba. Sfortunatamente per lei, non ne ebbe la possibilità. Rubai il diamante dall'anello di famiglia e lo vendetti a certi contrabbandieri tagliagole in cambio di una nave nuova di zecca. Tu, vecchio odioso cadavere! Oh, mi hanno detto di peggio. Con la mia nuova nave superai facilmente Marley e il suo equipaggio e trovai il Big Wop che si trovava proprio qui, su Monkey Island. Cosa accadde al capitano Marley e al suo equipaggio? La loro nave è arrivata a Monkey Island mezz'ora dopo di me. Ma era troppo tardi per impedirmi di reclamare il mio premio. E hanno dovuto guardarmi passare attraverso il portale di Big Wop. Codardi com'erano, la potenza di ciò che videro fu troppo per loro. Fuggirono in preda al terrore. Marley strappò la sua mappa in quattro pezzi e radunò il suo equipaggio. C'era il vecchio Ram Roger Senior, il nostromo Rapscallion, il cuoco e il giovane Lindy, il mozzo. Marley diede a ciascuno un pezzo di mappa, tenendone uno per sé. Essi giurarono di difendere quella mappa,
con la loro stessa vita. Si può dire che onorarono il loro giuramento. Erano gli unici al mondo a sapere di Big Whoop. Cosa accadde a Ram Roger Senior? Stava facendo il bagno in cabina nei pressi di Fat Island, bevendo rum e mangiando toast come sempre mentre si lavava, quando il tostapane cadde misteriosamente nella vasca. È scioccante! Suo figlio ereditò il pezzo di mappa, ma era troppo stupido per capirne l'importanza. Cosa accadde a Rap Scallion il cuoco? Rap Scallion morì nell'incendio del suo capanno su Scar Island. È vero, lo riportai in vita con un incantesimo voodoo. Lo ricordo benissimo. Guybrush? Guybrush. Oh, scusa, mi ero distratto. Cosa stavi dicendo? Sapevo dell'abitudine di Rap di dimenticarsi il gas aperto. Così gli feci recapitare una torta incendiaria in occasione del suo 35esimo compleanno. L'esplosione si sentì fino a Booty Island. È orribile. A tutto vapore, senza dubbio. Cosa ne fu del giovane Lindy, il mozzo? Temendo per la sua vita, venne da me implorando pietà. Come premio per non avermi rivelato la posizione di Big Whoop, lo lasciai vivere. Come segno della mia gratitudine, gli offrii una grossa somma che lui usò per aprire un'agenzia pubblicitaria. Quando si fu abituato al suo stile di vita costoso, ritornai per riscuotere il mio debito. Gli sottoposi un prodotto così diabolicamente mal concepito che era destinato al fallimento. Miele e cancrena. Nel giro di un mese era folle e sull'astrico, un uomo distrutto. Vendette tutto ciò che possedeva e dalla disperazione si unì a un circo ambulante. Rimase ucciso quando lo spararono dal cannone senza elmetto. Nessuno può essere così disperato. Che destino toccò al capitano Marley? Gli feci un'imboscata mentre correva nell'America's Cup. Abbordai la sua barca e lo misi di fronte alla scelta del suo destino. Avrebbe potuto offrirmi la mano della sua nipotina, oppure soffrire di una morte più orribile di quella toccata al suo equipaggio. Ebbene, lui cosa disse? In realtà non disse molto. Ah, che dolore! Basta, mi stai uccidendo! E qualcos'altro, non ricordo bene. Lo abbandonai e spedì la sua nave dentro un tornado dal quale nessuno sarebbe potuto uscire. Sei mostruosamente odioso e rivoltante. Oh, grazie! Ti prego, non mi uccidere. Perché non dovrei? Se mi uccidi, spezzerai il cuore dei bambini di tutto il mondo. Sono un eroe per milioni di persone. Me ne infischio. Tutto ciò che mi importa è che io ed Helen restiamo insieme. E che tu sia fuori dai piedi per sempre. Ti prego, non mi uccidere. Perché non dovrei? Se mi uccidi, ti troverai in grossi guai. Sono un morto vivente. Fatto non di carne e sangue, ma di fuoco e zolfo. Come potrei essere più nei guai di così? Ah, sì, beh. Ti prego, non mi uccidere! Perché non dovrei? Se mi uccidi, non ci saranno più seguiti di Monkey Island. Niente seguiti vuol dire niente lavoro per te. Diventerai uno dei tanti ex divi dei quali nessuno sente più parlare. Questo non accadrà mai a me. Io sono LeChuck.
cosa ti dice il nome Bobbin Threadbare? Niente. Appunto. Ti prego, non mi uccidere! Perché non dovrei? Se mi uccidi, rovinerai la nostra reputazione di sviluppatori di giochi per famiglie! Verremo perseguitati dai gruppi di mamme anti-computer ovunque! Con che altro mi minaccerai adesso? Qualche viscido comitato parlamentare per lo studio della violenza nei media? Guarda, mi tremo come una foglia! Elena non ti sposerà mai. Lei ama me. Non è vero. Lei ama me. No, ama me. Non è vero. Comunque, Elena ama veramente me. Non è vero. Ama me. Non è vero. Ama me infinitamente. Non... Ah! Maledetto tu e la tua diabolica parlantina. Ne ho abbastanza delle tue malvagità, facciamola finita! Ma ci sono cose molto più terrificanti che voglio dirti! E non ti sto più ascoltando! Vedi, ti sto ignorando! Ah, devi ascoltarmi! Non ti sento, non ti sento! Molto bene, Tripwood! Se hai voglia di comportarti come un bambino, ti aiuterò ad entrare nella parte! Credo che ti meriti una pausa, giovanotto. Ah! Ah, non è chiusa a chiave. Il tuo piano era perfetto, LeChuck, tranne che per un piccolo dettaglio. Che sarà la tua rovina. Ha portato Elena sulle montagne della morte. Devo raggiungerla prima che diventi la sua sposa non morta. Cosa mi è successo? Ho testa annebbiata, non riesco a pensare. La mente fluttua, devo concentrarmi. E salvare Elena, devo salvare Elena. Ma come posso salvare Elena se sono solo un bambino? Se solo riuscissi a pensare chiaramente. Devo schiarirmi le idee. Benvenuto alla fiera di Big Wop, bambino. Vieni qui a salutare il tuo vecchio amico cucciolone. Oh, per gli dei del mare! Ciao, Murray. Ehi, sei tu? Sei già morto? Sempre diverso. Non morto, Murray, sono maledetto. Maledetto? Splendido! Anch'io sono maledetto. Uniamo le nostre forze maledette e insieme governeremo il mondo. Vabbè, ti farò sapere. Blah! Sì? Moccioso? Cosa vuoi? Cosa state facendo qui, ragazzi? Butta giù l'ometto, il gioco più divertente della fiera. Colpisci il clown e vinci un fantastico premio. Guarda come le torte vengono sparate veloci e rumorose. E se la tua mira è buona, torni a casa col premio. Ridi assieme al tuo allegro ospite Rattone e al suo amico Monty Meringa. Che gusto? Cosa? Che gusto hanno le torte oggi? Non lo so. Meringa al limone, credo. Che razza di stupide domande fai? Beh, cos'è questo odore orribile? È un costume da ratto gigante, mostriciattolo. E cosa ti aspettavi? Mughetto? Sono l'unico nauseato da questo puzzo fetido. Ok, ok. Il costume puzza, ce l'hanno detto. Tutti vengono qui a sfottere l'uomo ratto gigante. Che accidenti è una meringa? Non so, piccolo. Bianco d'uovo strapazzato, credo. Com'è cucciolone di persona? Perché lo chiedi a me? Sono solo un ratto gigante. Non mi è permesso stare allo stesso livello di Sua Altezza, il grande e possente cucciolone. Mi presenti a cucciolone? No, non posso. Ora vattene.
Voglio sparare col cannone, voglio sparare col cannone! Mi dispiace, ragazzino, sei troppo piccolo. Butta giù l'ometto, è per i bambini più grandi. Questa è discriminazione. Come faccio a sapere se funziona se non posso vederla uscire? Ok, piccolo. Vuoi vedere il cannone che spara? Ecco fatto! Cucciolone è proprio tosto, vero? Oh, certo! Molto più dotato come attore di un qualsiasi povero vecchio topo gigante. Dai a qualcuno un costume da cane e quello si trasforma in un'insopportabile prima donna. Capisci cosa intendo? Scommetto che Cucciolone viene pagato un sacco, vero? Sì, e con questo non ci vuole molto talento a rendere attraente un cane di peluche. Attrarre i bambini vestito da topo gigante, invece. Questa è arte. Scommetto che però il suo costume non puzza. Sai, cominci a darmi sui nervi, bambino. Scommetto che Cucciolone ti batte. Non può. Scommetto che può. Stammi a sentire, piccolo. Perché non vai a dargli un bel pugno? E poi torni a raccontarmi cosa è successo, eh? Lascia perdere. Sei il vero Cucciolone originale? Ci puoi scommettere? Sono qui per farti divertire tanto, tanto, tanto! Come ti chiami, bambino? Ok, prima di tutto non sono un bambino. Sono Guybrush Threepwood, temibile pirata. Bene, per tutti i diavoli, è fantastico! Non trattarmi con condiscendenza. Bene, sembra che tu abbia imparato una parolona. Sei un ometto in gamba, è fantastico. Ridi finché puoi, presto sconfiggerò le ciacche e tutto il vostro mondo andrà in rovina. Credici, ora vai a giocare, figliolo. Come si fa a vincere questi favolosi premi? Beh, è facile. Amichetto, se non indovinerò il tuo peso o la tua età, tu potrai prendere quello che vuoi. Dov'è il trucco? Non c'è trucco, è proprio così. Prova a indovinare quanto peso. Pronti? Lascia che Cucciolone ti guardi, piccolo. Vediamo un po'. Penso che un piccolo grande pirata come te possa pesare 45 kg. Ah, ti ho fregato! Io sembro un bambino. In realtà sono un temibile pirata che pesa circa 45 kg. Questo è veramente imbarazzante. Forse non mangio abbastanza? Scommetto che non indovini quanti anni ho. Puoi scommetterci. Un terribile piccolo bucaniere come te potrebbe avere 7 anni? Sbagliato. Peccato che ne abbia 20. Molto bene. Hai modo di provarlo al tuo amico Cucciolone? Mi stai dando del bugiardo? Puoi scommetterci. Ecco la mia prova. Tessera del sindacato attori Scum. Guybrush Threepwood. Età? 20? Hai ragione! Scegli il tuo premio! Dammi quell'ancora! Prendi, figliolo! Congratulazioni! E divertiti qui a Big Whoop! Guarda nel tuo cuore! Io sono il premio che ti spetta! Liberami, fratello! Cosa? Hai preso l'ancora! È una bella ancora, Murray! Mi dispiace! Non posso credere che hai preso quella stupida ancora invece di me! Ehi, cosa credi di fare? Vorrei solo una di quelle torte. Ma va? Beh, io vorrei uscire da questa testa di topo puzzolente. La vita è dura, moccioso. Spari! Non voglio romperlo! A che ti serve un pezzo di ferro, comunque? Stai lontano da quelle! Non è nemmeno una vera ancora. Invece io...
Vorrei parlare col tuo direttore. Oh no, che non vuoi, piccolo. La sola vista del mio direttore ha fatto piangere bambini più grandi di te. Continua pure il tuo lavoro. Questo non è carino, piccolo. Invece io sono un vero... Basta adesso! Smettila di picchiare il tuo amico cucciolone. Questo è l'ultimo avvertimento, piccolo. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme... Faresti meglio a smetterla. Stai cominciando davvero a seccarmi, piccolo. Bene, ne ho avuto abbastanza. Adesso le prendi, topastro! Ah, mi ha morso! Ridammi quel pelo, piccolo! Mi rovini la pelliccia! Bene, prenditi quella stupida ancora! Saresti stato un pessimo mostro zombie, comunque! Aspetterò qualcuno che capisca il mio desiderio di scatenare terrore e pestilenze su quelli come te! Parisci, prima che richiami le legioni demoniache dell'Ade e le scateni su... È un'enorme pila di torte di meringa. Ti hai a cuore la vita, sciocco mortale. Fuggi al cospetto di Murray, flagello dei viventi e Uber Teschio. Spara ancora col cannone. Te l'ho già fatto vedere. Fallo ancora, fallo ancora. D'accordo, bimbo. L'ultima volta. Lascia perdere. Ti hai a cuore la vita, sciocco mortale. Fuggi al cospetto di Murray, flagello dei viventi e Uber Teschio degli inferi. Ho una teglia da torte piena di schiuma da... Ora è una teglia da torte pesante piena di schiuma da barba. Cosa stai facendo lì? Ho trovato questa torta, signore. Ah, sì. Grazie, ragazzo. Spara, spara! Per ora no! No, non voglio vedere il cannone che spara! Sparisci, tappo! Senti, amico, io ti pago lo stipendio. Ma vuoi che LeChuck venga a sapere che fai piangere i bambini? D'accordo, d'accordo, piccolo! Hai sentito questo rumore? No. Strano. Forse è l'acustica di quell'enorme testa puzzolente. Taci, moccioso! Yuhu, capo di fugna! Ehi, fuori di lì, idiota! Altrimenti che fai, schifezza? Ti faccio vedere io! Gelati avete? Che tipo di cono cerchi? Perché io ne ho di ogni tipo immaginabile. Ho i migliori tipi di coni gelati del mondo. In effetti i miei coni sono così originali, così fantasiosi e così unici che la maggior parte di essi sono assolutamente immangiabili. Te ne elencherò alcuni. Ho dei coni di pane, coni di cane, coni limati, coni bagnati, coni tostati al mango, coni di fango, coni con crepe, coni di pepe, coni di siepe. Ho usato la siepe dei miei vicini per farli. Coni alle spezie, coni con grazie, coni burrosi, coni pelosi, coni biliosi. E a Natale... coni affettuosi. Cosa ne pensi? Vorrei un cono semplice, per favore. Ok, bambino. Ciao.
quella meringa sembra gustosa. Delizia pepata. Beh, peloso. Il pepe aiuta comunque. Mi gira la testa.